Per l'intervista del Padre Fernando, oggi nuovamente con un musicista, con Luigi Petruzzi. Ciao Luigi! Ciao, ciao, Come ciao. va? Tutto a posto? Tutto Allora, bene. Luigi, 2 giorni fa ho parlato con un tuo collega di banda, no? La banda della Polizia Locale di Roma. Sì. E oggi parlo con te per parlare delle tue esperienze musicali. E tu sei un cantautore, prima di tutto, vero? Giusto, Sei un giusto. musicista, diciamo di tastiera e pianoforte, Sì, giusto? confermo. Allora, diciamo da 10 anni sei con la banda della Polizia Locale di Roma, mi sembra, vero? Sì, una decina d'anni all'incirca. E come mai è Sono... avvenuta questa cosa, diciamo? Hai fatto una domanda, ti hanno preso perché... Per le tue esperienze musicali già? Sì, quella è la prima cosa. Serviva un tastierista, un pianista È è andata in andata porto. così, è andata in porto. Allora, perché per chi non lo sapesse, la banda della Polizia Locale di Roma non è che fa soltanto, diciamo, concerti che normalmente fanno tutte le bande. Che esistono, ma principalmente adesso si sta spostando su un discorso un po' più ampio, mi confermi? Sì, è così, è così. Ci sono concerti nelle piazze, nei teatri, Ecco, appunto, tutto. voi spesso ne fate nelle piazze, nei teatri, quindi hai la possibilità di suonare anche il pianoforte. Sì, perché vengono eseguiti brani che, a parte la musica classica, ma anche brani dove viene richiesta l'uso dell'elettronica, quindi suoni elettronici, non soltanto pianoforte. Ok, senti, tu come hai iniziato a studiare musica, a fare musica? Da bambino pure? Da bambino nasce questa passione, quindi inizio a studiare da intorno ai 10 anni al conservatorio, dopodiché dalla musica classica sono passato direttamente al pop per entrare nel campo dello spettacolo e lavorare. E quindi sei, diciamo, diplomato al conservatorio? Sì. Senti una Diplomato, cosa. sì. Sì. Prima di entrare nella Polizia Locale di Roma, diciamo, hai fatto tante esperienze musicali. Ce ne vuoi descrivere qualcuna? Sì, io ancora, diciamo che sono oltre 30 anni che sono nella musica, quindi da concerti nei teatri, nei parasport, faccio anche pianista nei locali, nei piano bar, negli hotel, convention, quindi accompagno anche altri artisti, oppure faccio serate con altri artisti. Ultimamente mi è capitato di collaborare con Tiziana Rivale, Stefano Ah, Masciarelli. Tiziana Rivale, li conosco tutti e due perché l'ho intervistata varie volte, ci sono amico, specialmente con Tiziana Rivale. Senti una cosa, ma a parte questo, hai avuto anche qualche gruppo musicale, diciamo, fisso oppure? No, gruppi pochissimi, soltanto per le rare occasioni in cui serve per accompagnarmi, però ho sempre fatto il cantautore da solo, il pianista singolo. Ah, senti una cosa, penso che io e te abbiamo una cosa in comune, perché da come mi diceva un mio collega e tuo collega adesso, un ex collega mio e tuo collega adesso nella polizia locale, perché io facevo parte dello stesso corpo di polizia fino a 1 anno e mezzo fa, ma non di Roma, dei Castelli Romani. Allora, mi diceva questo ex collega che tu sei stato impegnato con una canzone che hai scritto tu, per la quale sei stato premiato anche da un ministro, diciamo, per quanto riguarda il bullismo, vero? Ah, allora, cioè, ci sono state due situazioni. La prima riguarda un brano che ho presentato da Red Romney a Roxy Bar a Sanremo, che dal titolo Se Fossi, che potete trovare su Spotify in vendita su tutte le piattaforme digitali, c'è anche il video su YouTube, e quello poi è stato, il riscontro di quel brano è stata la premiazione da parte del sindaco di Arispoli per meriti. Diciamo Musicali, per musicali. brani musicali. E poi nello stesso anno, se non sbaglio, ho partecipato con questo brano che è sempre inserito in quel disco, dal titolo Se Fossi. Il brano si chiama Sopravviverò e parla del bullismo. E in quell'occasione, nel teatro patologico, era il Festival Internazionale del Teatro Patologico, c'era l'ex ministro Fedeli, sì, che ha
mi ha diciamo, premiato, insomma, mi sono tolto questa piccola soddisfazione. In bocca al lupo per la carriera. Senti, novità in programma, diciamo, dopo che sarà finita questa purtroppo maledetta pandemia, a parte, Guarda, diciamo, il lavoro. ho serate in sospeso, stavo lavorando in alcuni locali per queste serate, poi avevamo un concerto allo Stadio Domiziano che stiamo aspettando che si sblocchi la situazione, e poi ci sono serate estive e poi stiamo lavorando insieme a mia figlia sul prossimo Sanremo Giovani. Quindi Senti, ci vuoi raccontare un aneddoto per chiudere questa chiacchierata in simpatia? Ci vuoi raccontare un aneddoto, diciamo, che ti è rimasto sul cuore oppure che ricordi, diciamo, più di tutto? ma aneddoti ce ne sono tantissimi. In 30 anni di carriera, non Lo lo immagino, lo immagino. Diciamo, uno che te ne viene in mente, diciamo, che ti ha lasciato un qualche segno in più, diciamo, ecco. so. Ma posso essere così al volo? T'ho preso alla sprovvista. Una sprovvista, ma ad esempio, non lo so, fare gli scherzi a Claudio Sengiusto, a Stefano Masciarelli negli alberghi. La no a notte fonda, quando ormai sembrava che tutto fosse finito, tutti ciao ciao a tutti a nanna, invece poi magari togliere, che ne so, il lenzuolo o togliere gli indumenti intimi dalla valigia, per farti Poi, senso. specialmente con Stefano, poi penso che sia, diciamo, molto carino perché lui è un tipo scherzoso, quindi sicuramente l'avrà apprezzata, diciamo, scherzosamente, mi confermi? Sì, è vero. Oppure, che ne so, ultimamente mi è capitato con Vilma Goic di trovarsi alle 3 di notte insieme a San Giusto, insieme a un DJ, insieme ad altra gente, bussare con dei vassoi di alimentazione e sbriciolare tutto sul letto per fare. Hai parlato di Vilma Goic, tu hai parlato adesso di Vilma Goic, ma la conosci bene, ci sei in contatto anche musicalmente? Sì, Perché conosco. io con Vilma Goic, a parte che è una delle mie cantanti preferite quando c'erano i Vianella, diciamo, li ammiravo proprio, però io con lei ho avuto modo di fare una clip per un programma televisivo Rai a suo tempo, dove facevo il marinaio. Quindi se la incontri me la saluti, anzi gli dici, il prode Fernando, al prode Fernando piacerebbe intervistarti, magari mi metti in contatto con lei. Va bene, volentieri, quando lo sento glielo dico con molto piacere. Ok, grazie di questa Grazie, chiacchierata, è stato un piacere e in bocca al lupo per la tua carriera. Ciao, credimi. buona Grazie. serata, ciao. Ciao, grazie, ciao a Ciao, tutti. ciao, ciao.